Non c'era un modo peggiore per festeggiare il 104esimo compleanno. Per i tifosi della Nocerina non c'è nulla da celebrare, non c'è neanche la possibilità di dimenticare le recenti vicissitudini con il campo di gioco, perché i molossi non potranno giocare, esclusi per ora dal torneo di competenza. Di sicuro la storia della Nocerina con la vicenda Derby di Salerno si è arricchita di un pezzo che nessun'altra società potrà mai scrivere nei propri libri. Intanto la fuga di calciatori si è completata, sono andati via in 11, De Franco a dicembre, in questi giorni Calombo al Martina, Cremaschi alla Lumezzane, Palma al Como, Esposito al Perugia, Rosato e Tozzi sono tornati al Parma, Barigelli è finito al Grosseto, Yogan e Russo all'Aversa e Malcore al Chieti. È rimasto Ficarotta, anche se Messina e Casertana ci avevano fatto un pensierino. Di questa storia, sinceramente, non posso essere io a giudicare il fatto compiuto. Il fatto sta che quello che è successo a Salerno è una pagina bruttissima per il calcio, perché veramente si è arrivato a un punto di non ritorno, ecco. Vedere una squadra che lascia il terreno di gioco è proprio una cosa triste per il calcio. Poi non sono io a giudicare, sono gli ordini competenti che sanno meglio di me cosa decidere, però i fatti di Salerno è una pagina veramente triste per il calcio. Nessun nuovo arrivo invece per la Paganese, ma che non ci sarebbero stati movimenti in entrata lo si era capito già dal comunicato del DG Deboli di martedì scorso. Hanno lasciato l'Azzurro, Amelio è andato al Melfi, il Beretta tornato alla Samp, Meola al Crotone, Giampa alla Mezia, Franco e Pepe al Messina, mentre hanno rientro alle loro squadre di provenienza Martinovic, Svescaukas, Garofalo ed Hervé. Pochi in compenso gli arrivi. Trapani e Deboli d'ora in avanti dovranno concentrarsi sul mercato estivo e sulla costruzione della Paganese che verrà. Raggiungere il quart'ultimo posto in questa stagione appare ben più di un'impresa. Nessun colpo di grande rilievo neanche per la Salernitana. I Granata prendono il portiere Gori, ex Nocerina, dal Benevento, il terzino Pasqualini dal Crotone, ex dell'Ascoli, e il giovane Ampuero dal Parma. Prima erano giunti Sembroni dalla Pergolettese, Bianchi, Pestrini e Scalise dall'Ascoli e Fofanà dal Lanciano. È stato perso Guazzo, non è arrivato Bruno, i play-off sono obiettivo raggiungibile, ma per la Serie B ci sarebbe voluto ben altro, una bella gatta da pelare per il neotecnico Gergucci.